Oh là, eccoci qua, un'altra giornata. Oggi grande giornata di raccolta fieno, ho preparato qui le attrezzature, dovrebbero arrivare gli amici. Intanto gli do una pulita qui alla mangiatoia delle bestie. Dovrebbero essere qua, avevano detto che per le 6:30, un quarto alle 7 erano qua, sono un quarto alle 7. Spero che arrivino. Aspetta, senti, guarda, 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 aspetta che questo lo lascio un po' così. Vediamo chi è arrivato. Buongiorno. Herman, buongiorno. Ben alzato. Buongiorno. Ben Tirato alzato anche fuori, te. tirato fuori dal letto presto anche oggi. Eh sì. Ah, avete portato lo schiavo e lo stagista? Buongiorno, Sì. buongiorno. Cos'è sta robaccia, Spiro? Cos'è sta robaccia? Cos'è sta roba qua? I John Deere. Oddio mio. Cos'è? Hai preso la malattia del sindaco? No, no, no. Ah, speriamo. Fieno, Allora, oggi fieno, si è fieno. essiccato, ho controllato bene ieri sera. Ha fatto ottima qualità quest'anno. Ne ho giù anche parecchio. Bene, bene. Ottimo. E niente, io ti ho preparato qua un ranghinatore mio, se vuoi, così in due ranghiniamo, in due imballiamo. Sì, lo aggancio io, che Tu tanto è hai la finito ormai. quadra, io ho l'imballatrice tonda nuova qua, la Galignani, così la provo. E dopo hai portato l'arco in perfetto. E Quelle dopo, quadre. guarda che sai quel tipo strano lì che Ah, mi ha me fatto lo la ricordo, trincea? sì. Praticamente, sempre tramite il negoziante Iron lì, me lo sono fatto rimandare che avevo ordinato un capannone. Sono venuti con i pannelli prefabbricati, hanno fatto in un lampo. E praticamente giù vicino alle trincee, vieni se ti vuoi, facciamo giù una corsa, ti faccio vedere. Praticamente ho costruito un capannone nuovo e il fieno, man mano che lo raccogliamo, lo portiamo qua, non lo portiamo più su dove ho le altre balle. Ah, man mano che lo imballiamo, allora lo portiamo direttamente qui al Sì, capannone nuovo. esatto. E dopo mi porterai anche quella paglia che hai giù, sai che mi avevi promesso quella paglia famosa? Ah. Ecco, anche quella quando me la porti la metto qua nel capannone nuovo. Che bello. Fatto un'area dedicata, fatto uno sbancamento qua verso la roccia e messo dentro Caspita. tutto. Sì. Almeno Che qua è progettista, è bello, stato bravo, mi sembra bello, bello anche, bella almeno c'è campata. posto da muoversi anche fuori. Ho fatto un po' di piazzale, almeno c'è posto per fare manovra e tutto. Quindi con Figurati, l'arco in figurati. ginocchio a non spaccarmi le lampade nuove che da sopra, fai Bello. bene. Sì, l'unica Faremo cosa delicatamente. erano predisposti due portoni qua dietro, ma dietro io ho lo sbancamento, non ci si passa col trattore, quindi i portoni li lascio chiusi. Erano predisposti, erano pezzi prefabbricati fatti così, e basta lasciare lì i E li usi portoni come chiusi. parete, dai. Sì, infatti li metto contro. Comunque mettiamo giù tutti i balloni qua e almeno dopo mi sposto pian pianino tutta la preparazione della razione mista, la sposto in questa zona qua, visto che ho fatto le trincee, e così sono più comodo. Possiamo iniziare allora. Quando io mi prendo il Fortis e seguo con uno con il ranghinatore. Seguo magari Herman, che ha un trattore più bellino. Ok. Allora, prendo il mio Fortis. Ma i campi... Aspetta. Lo lascio qua, rimorchio, lo lascio qui, vengo a prenderlo dopo, serve. Campi sono quelli che abbiamo falciato via dove ho le frisone, zona al di là, insomma, perché questi di qua verso i bramani li abbiamo appena seminati, quindi
li sfalcerò poco prima dell'inverno, da fare insilato. Allora andiamo di là. Sì, che dopo le balle quadre le porto lì in capannone, ma porterò lì anche queste tonde dopo con calma, perché queste tonde che faccio io le ho praticamente vendute, quindi. Ah, a proposito, dopo quando avete un po' di tempo, se mi fate un viaggio col pianale, che ho la latteria qua, che mi hanno già prodotto un po' di barili di burro, ho qui un po' di gelato prima che si squagli tutto, e anche del formaggio da andare a vendere, magari finito di fare questo lavoro di fienagione, se mi fate anche quel viaggetto lì. Ok. Se no giù questo piazzale sta andando avanti bene, dove hai tagliato tutta la legna. Sì, sì, c'è ancora un sacco di lavoro, però sta andando avanti bene, dai. Uh-huh. Cioè, il buon Christian qui si sta divertendo un sacco a tagliare, che... Ah, immagino. Non so quanto si divertirà poi il sindaco a raccogliere. Invece quello l'hai più sentita? Ok, sparito. Vabbè, meno male. Un problema in meno per adesso. Esatto. Lo sentiremo dopo quando torna, sicuramente. Anche da vedere, anche da capire cosa vuole fare con questa zona, perché se è vero che ha preso contatti questo tipo che vuole costruire sta segheria, magari vi fa anche un buon prezzo, vi compra quel pezzo di terreno. Speriamo. E se dovesse aprire anche una segheria, magari, ho un po' di bosco anch'io, potrei, l'inverno si potrebbe fare qualche lotto di legname, un po' da voi e un po' da me, e portarglielo alla segheria da lavorare. Non sarebbe male come idea. No, infatti, si aprirebbero altri vantaggi. Vabbè, che se adesso sto sindaco ha fatto sto riscaldamento col cipato, perché la scarico qua questa, che sennò ti dà fastidio. Volendo basterebbe riempirlo giù bene di cipato, a parte che col cipato che gli abbiamo portato penso che riscalda la valle per qualche mese, quindi extra adesso. Siamo in piena estate, non credo che ne usi tanto. Ne userà di più quest'inverno. Sì, ci sono alcuni paletti che sono talmente sottili che... quasi non li vedi neanche. Sono quasi invisibili, devo tenere un po' meno a mano sui paletti, quando avete un po' più grossi. Robert lì, quello che mi ha venduto la fattoria, così aveva fatto i recinti, dopo magari, ma quando ne devo cambiare qualcuno, magari lo metto ben più grande, un po' più robusto, perché ho visto che non è che siano sto granché in robustezza. Li tocchi appena e salta giù. Vabbè, saltano. Comunque, qui, visto che la giornata è piuttosto lunga, io mi sono permesso ieri sera di chiamare il macellaio e mi porta un po' di carne a pranzo, sì. Tutti i miei ospiti, logicamente. Perfetto, queste sono le notizie che vogliamo sentire. Anche perché non penso che riusciremo a finire per pranzo, quindi se vi fermate anche nel pomeriggio, che anzi a breve dovrò venire a rendervi anche il favore per la trebbiatura, perché mi immagino che fra un po' inizierete a trebbiare i campi.
Fra poco saremo pronti anche noi, dopo ne avremo da fare per un bel po'. Dopo quando vi serve, sai bene. Due braccia in più fan comodo, mi sa. Sì, ho preso Grande anche il trattore qua con un po' più di cavalli per tirare i vostri rimorchi. Che almeno riesco a tirarli senza slittare troppo. Ah, siete andati su negli altri campi, ottimo, dai. Qua. Vediamo se riesco a riportare il trattore nuovo. No, ha una bella stabilità sto trattore. Complimenti. Sono contento dell'acquisto, almeno sembra che sia stato un buon acquisto. Tira anche 200 cavalli, si fanno sentire, insomma. Vabbè. 2,10. Buono, buono. Buon, dai, andiamo avanti e ci vediamo dopo quando arriviamo su nei campi vicino a voi. Ok. Adesso vedete quando arrivo. Aspetta. Quasi piena. Li metto a posto tutti uno per uno. Prendo tutti per. Vedi. Non era facile passare liscio questo. Tu perché manco, allora possono fare quello che vuoi. No. Allora, entriamo qua. Com'è Spiro? Tutto bene? Sì, siamo agli sgoccioli, credo. In teoria. Sì, abbiamo Spiro fatto. Spiro, mi senti? Sì. Io ho finito quel campo. Ah, ottimo, vai tu a ritirare l'Arcusin per andare a caricare. Va bene, guarda che sta venendo su una macchina nera. Macchina nera? Sindaco. Che sono i rumeni? Sì. Ah, no, non sono i rumeni. I ladri. Ah, no. Ladri di rame. Ah, quel sindaco. Cosa vorrà quell'uomo? Vorrà ancora qualche favore come minimo. Come sempre. Ascolta te cosa vuole, va là che... Sì. Sindaco, buongiorno. Ma buongiorno anche no, Sacco. Non è una bella giornata oggi? No, mi che... un po', con tutto il casino che mi avete fatto sul biogas, adesso mi ha appeso tutta rotta da pagare, chi è che la paga adesso? Cos'è che ha sto uomo da lamentarsi? Cos'è che ha sto uomo? Non so, dice che gli abbiamo... ci accusa di avergli rotto la pesa. La pesa? No, guardi, ci saranno 30 rimorchi di chippato sulla pesa, scusi, No, sulla pesa ce ne saranno forse 2 di rimorchi, tutto il resto è in mezzo al piazzale. Sì, infatti, abbiamo... Ma certo! Lei ha detto di fare un mucchio nel piazzale e noi abbiamo fatto un mucchio nel piazzale. Un mucchio nel piazzale? Detto sì, ma non sulla pesa! Lei non ha specificato! Vabbè, ma la pesa basta raccogliere con la pala, dopo gli diamo una spruzzata e aveva tutto a posto. Io ho provato a pulirla, ma adesso c'è a chiamare giù una ditta, adesso... I costi di manutenzione io li giro tutti a voi. Comunque io mi ricordo bene, di aver sentito queste parole dal sindaco. Portate tutto il cippato al biogas che lo devo pesare. E se uno lo deve pesare, dov'è che lo metti il cippato? Sulla pesa. Sulla pesa? No. Ma no. Ma come no? Dove lo pesa lei il cippato? Con la pala nelle grate dell'acqua? Esatto, sì, ne è grata dell'acqua. Insomma. Ma sì, dai, che dopo ci mettiamo a bordo per la pesa, veniamo a vederla noi. Al massimo chiamiamo la nostra pittagora che fa manutenzione alla nostra pesa che abbiamo in farm. Io ho già accoglieremo chiamato... noi le... No, se vuole ci accogliamo, chiamo il mio tecnico, però non chiamo il suo. Ormai. Allora, pazienza, ormai sono qua. Alla prossima. No, è già fatturato a... Vero Spiro, ormai sono qua. Sì. Se guardi il tuo cassetto fiscale, Spiro, c'è già la fattura. Madonna, che velocità. Certo. No, ma a proposito di danni, ma venire a calpestarmi l'erba col pick up? Noi abbiamo le ruote apposta, ma lei le sembra il caso di entrarmi col pick up? Io sono stato in mezzo alla fila, non,
Sì, ho capito, ma l'erba è ricresciuta. Dopo io l'erba qua la do alle bestie. E avrà il pick up che perde olio dappertutto. Perché... No, perché il pick up è la manutenzione del sindaco la conosciamo. Abbiamo visto i mezzi come li tiene. Puoi immaginare come tiene il pick up. Perderà olio dappertutto. Dopo mi arrivano i controlli dell'ASL, trovano tracce d'olio nell'erba e mi chiudono l'azienda perché non posso dare l'erba alle bestie. Quello non è un problema mio. Come non è un problema suo? Se l'olio me lo butta lei sull'erba è il problema suo. Sì, dai, sposta quel pick up. E sta lì anche a guardarmi con quel cappellino ambiguo. Ma cambiando argomento un secondo, ma il tizio che era interessato al terreno per costruire la falegnameria, la segheria, ti sentito? No. Come no? Si era preso l'impegno lei, sindaco. Ma lo sente lei? Sì, no, io l'ho sentito. Sì, no. Però... sì, no. Già un sindaco che inizia il discorso dicendo sì, no. Cioè, no, allora, un po' di decisione, sentito... uè sì, uè no. Allora, io l'ho sentito, ma è in una brutta situazione quel povero. Quel povero uomo, sì, è che stiamo sbancando, stiamo disboscando tutto. Espiro, è in una brutta situazione, per forza sta trattando col sindaco. No. Situazione peggiore non poteva mettersi. No, e purtroppo deve stare chiuso in casa in quarantena. Ah, ok. Il galvirus. Il virus intestinale, gli è venuto lo squaraquaus. Sì, sì. Anzi, manteniamo le distanze un attimino dal sindaco. Non esatto. Dal sindaco sempre, con quel cappellino ambiguo lì. Un metro di distanza, prego. Anche due dal sindaco. E le mascherine davanti. Dove sono, Sì, adesso devono arrivare. Ma lo spostiamo quel pick up o... Ma sì, ma anche quel same lì sta perdendo olio. No, il same è nuovo, fiammante, è il primo giorno di lavoro. Sì, ma è un same. No, sì, ma no. Sì, però stia lontano, va bene. Ecco, stia un passo indietro. Finché il comune non ci fornirà la mascherina, no, così tanto per, è meglio che stiamo un po' più lontani. Eh beh, certo, quello sei. Gli sputacchi arrivano a fare. E sputacchi. Fatti a modo. Buona, allora, ma il bonifico del cipato ti è arrivato, Spiro? No. Certo, sì. Mi è arrivata la fattura della presa. Ah, la fattura la manda. E il mio bonifico dell'ultimo viaggio di letame? Ah no, ma aveva dato lo zucchero, è vero, scusi. Esatto. A proposito, ho giù un po' di letame da portarle, se vuole. Quando vuoi. Perfetto. Cioè, adesso aspetta, perché adesso... No, adesso sono roba... impegnato con la fienagione, non ho tempo di portare in giro letame, ma neanche... Anzi, adesso devo appena ho finito di raccogliere tutto il fieno, devo tirare su tutte le balle e devo andare a sliquamare anche tutti i campi d'erba prima. Va bene. Stefano, mi senti per baracchino? Sì. Chi è? Cristian. Aspetta, perché salgo sul trattore che ho sentito... Dimmi. Senti, io ho già fatto il primo viaggio. Ottimo. Dove ti lascio il fieno? Ah, metti dentro nel capannone, lì nel capannone nuovo. Guarda te, basta che non lo lasci proprio in mezzo. Sì, va bene. Mi fido di te, stagista. Bene. Distanza. Buon, signor sindaco. Sì. Arrivederlo. Io un po' da un'altra, fare. Un'altra volta. Se mi sposta quel pick up. Sì, è subito. Andiamo avanti a raccogliere qua. Adesso si presto le andane così imparano a farmi danni. Guarda, L'ore balto se mi pesta le andane di fieno, quell'asino di un asino, e dopo le bestie mangiano un po' vendicativo ultimamente, un po' vendicativo ultimamente, signor sindaco lì, bisogna, con voi bisogna. Sindaco, mi sente per baracchino? Sì. Ma invece dopo per sliquamare aggiù un po' di digestato giù in biogas da smaltire, che vengo a caricare un po' di digestato per il liquami, mi sa che me li aveva portati via tutti lei. Sì, ieri, lo vuoi ieri o...
Quando lo vuoi, ieri? Va no, bene? No, no, devo finire, devo tirare su tutte le balle prima. Dai, dai, allora, veloce, veloce, veloce. Dopo vado a slipamare, bon, dai. Comunque quando mi serve vengo giù e facciamo pari patta con un paio di viaggi di letame che devo portarle. Va bene, va bene. Bon. E ma, te, Spiro e Herman, avete finito? Mi stavo guardando intorno, ma penso di sì. Ottimo, allora guarda, puoi andare ad accendere il barbecue. Oh, ottimo, vedi, questa cosa già mi piace molto, corro. Che è praticamente mezzogiorno, manca 5 minuti. Ecco perché avevo fame. Ah, Bom, ci vediamo quando è pronta la carne, fai un fischio che vengo, ma tanto ho quasi finito di imballare anch'io. Ok.